Siamo in casa Johannes, tra l'altro un'agenzia che era da tempo che volevo venire a conoscere da vicino, perché vi ho testato, cioè ho testato insomma la potenzialità dei vostri progetti sia al Fuori Salone, quindi lo scorso Fuori Salone, che all'ultima Milano Fashion Week. Ma oggi voglio sapere un po' chi siete, cosa fate. Tra l'altro parto da una definizione: Social Live Agency, ossia? Social Live Agency significa, descrive un po' la nostra identità. Noi sviluppiamo servizi, tecnologie speciali e ingaggianti per eventi o progetti speciali. Social Live, diciamo che descrive anche quelli che sono i caratteri distintivi di tutti i nostri servizi, ossia creare dell'engagement, proprio dell'intrattenimento offline, che abbia poi dei forti impatti sulla visibilità social di un brand, quindi sull'online, generando contatti per il brand che ci ingaggia. E proprio in occasione dell'ultimo Fuori Salone è nata anche una nuova unit, Lab. Sì, tutta la parte Lab l'abbiamo realizzata su progetti speciali, sempre più la richiesta dei clienti di avere tecnologie, software ad hoc realizzati custom, per questo abbiamo introdotto una nuova unit. Per calare il tutto a terra, qualche esempio? Beh, recentemente c'è stata la Fashion Week, per cui parto da lì, abbiamo realizzato più di 10 eventi, parlo di uno in particolare dove abbiamo realizzato una custom box al Bulgari Hotel in occasione del 20° anniversario di Vogue Japan. All'interno di questo case abbiamo utilizzato una delle nostre tecnologie, ma con uno scontorno automatico particolare lanciato di recente, che permetteva alle persone di essere scontornato senza l'utilizzo di un back, quindi in parte con intelligenza artificiale che proiettava le persone in un mondo digital realizzato ad hoc per i brand. So poi che insomma non solo progetti ma anche espansione territoriale, perché non c'è solo l'Italia ma si guarda anche all'estero. Dubai intanto è già realtà. Assolutamente, intanto in Italia abbiamo voluto piantare delle basi solide, per cui oltre alla sede dove ci troviamo qui a Milano abbiamo una base a Roma e in Sicilia a Palermo. Già da un anno abbiamo aperto una base a Dubai, negli Emirati, anche in ottica Expo 2020. L'attività in loco si è sviluppata e cresciuta molto e quindi siamo molto ottimisti per il futuro, e abbiamo in programma, come dicevi, anche una nuova apertura in Europa questa volta. Non ci dici dove? Per ora no. Guardiamo invece al futuro, state lavorando su nuove cose, hai qualcosa da anticiparci? Beh, ricollegandomi a Dubai, stiamo adesso realizzando un progetto speciale al grattacielo più alto del mondo per un importante brand di moda, quindi un tunnel realizzato ad hoc da noi, e all'interno ci sarà una delle nostre tecnologie, partirà ad ottobre. Inoltre qui in Italia stiamo seguendo un tour di oltre 40 date in giro per l'Europa, sempre per un brand fashion, per cui siamo tutti super impegnati sia di qua che di là. E poi ci abbiamo ancora qualcos'altro da poter aggiungere? Beh, puntiamo sempre all'innovazione, quindi sicuramente lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti, in questo mondo non ci si deve mai fermare. Sicuramente c'è la volontà di ampliare anche la struttura interna con l'apertura di nuove unit e con la crescita della struttura più in generale, questo di sicuro. Mi piacerebbe dirvi che verrò a trovarvi a ottobre a Dubai, perché sono curiosissima di questo tour. Non so se ce la farò, ma aspettiamo foto. Noi saremo lì comunque. Ti aspettiamo comunque. Grazie.